Ciao Davsim, ci ritroviamo anche oggi, questo mercoledì 29 maggio 2019, a parlare come sempre della panchina della Juventus. Lo so, stiamo attraversando dei giorni molto pesanti, da un punto di vista emotivo stiamo quasi soffrendo, ma dovete stare tranquilli, perché ormai è questione soltanto di tempo e direi poco, parliamo di giorni, dopodiché ci sarà inevitabilmente un annuncio ufficiale da parte della Juventus su chi sarà il prossimo allenatore. E vi anticipo che l'annuncio della Juventus sarà di questo tenore. Il prossimo allenatore della Juventus per la stagione 2019-2020 sarà, due punti, nessuno. No, sì, ne nessuno, perché stanno smentendo tutti. Tutti smentiscono i loro accostamenti, gli accostamenti che vengono fatti tra loro e la Juventus. Parlo di tutti gli allenatori sotto contratto che ci sono su piazza, tutti quelli che sono stati in qualche modo accostati alla Juventus e tutti quelli a cui la Juventus potrebbe vagamente, ipoteticamente ambire. E nel frattempo la Juventus non fa sapere nulla. Quindi veramente brancoliamo nel buio e questo ci provoca questi stati di ansia. Oltre al fatto che i giornali non sanno veramente darci una versione che sia coerente e sia credibile. Giorno dopo giorno assistiamo ad una lotteria, vengono estratti dei numeri a caso e ad ogni numero corrisponde un nuovo nome. Al di là di questo, dobbiamo assolutamente parlare sicuramente di Pep Guardiola, ma io oggi non sono appeppinato con il maglioncino di Pep, bensì sono mauriziato, mi sono diciamo vestito con la tuta rappresentativa di Maurizio Sarri, perché dobbiamo parlare anche di Sarri e dobbiamo parlare della UEFA. Per quanto riguarda Guardiola, io insisto, confermo ancora oggi, le mie convinzioni sono consolidate, sarà Pep Guardiola il nuovo allenatore della Juventus. Lo sapremo di qui a breve. Guardiola che però continua a non entrare nella narrazione di questa vicenda da parte dei giornali. Vi l'ho spiegato ieri, paradossalmente c'è entrato Klopp, che poi, guarda caso, proprio ieri in conferenza stampa, in intervista subito dopo essere stato accostato alla Juventus, ha smentito dicendo che sono cavolate le voci che lo avvicinano alla Juventus, ma di Guardiola neanche l'ombra. Praticamente ormai siamo vicini a fare il nome di tutti gli allenatori italiani o che sono mai passati per l'Italia o anche di tutti gli allenatori europei, tranne Guardiola. Guardiola, lungi dal nominarlo, ci sono solo giornalisti che lo nominano per smentire che Guardiola sia vicino alla Juventus. Ribadisco, i giornalisti le notizie dovrebbero darle e non smentirle. Sulla questione Sarri, però, si sta facendo ulteriore confusione, perché voglio subito dirvi che, e questa è una mia, tra virgolette, scoperta di oggi, nel senso che nella live partecipatissima, e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziarvi per l'ondata di entusiasmo di ieri sera su Avsim Live, potete recuperarla naturalmente qui sul canale. Quello che vi ho detto ieri in live è diverso da quello che vi dirò oggi, perché ieri non avevo soltanto letto la trascrizione delle parole di Maurizio Sarri nella conferenza stampa, appunto, di ieri, pre-finale di Europa League. Stasera a Baku, Chelsea-Arsenal. Ci sarà anche un mio video di commento a caldo della partita. Ma non avevo ancora ascoltato le parole dirette, ed esplicite di Maurizio Sarri nella conferenza stampa in versione integrale che ho ascoltato. Ed è molto importante perché vi dico e vi anticipo che quello che avete potuto leggere sui giornali italiani circa le parole di Maurizio Sarri è tendenzialmente inesatto. Sarri, in buona sostanza, non ha detto a domanda sull'accostamento tra lui e la Juventus che diciamo, ve si vedrà dopo la finale e che per questo tipo di trattativa deve prima parlare con il Chelsea. Non ha, insomma, lasciato la porta semichiusa, semiaperta o completamente spalancata, come molti hanno provato a farci credere, e come era legittimo interpretare leggendo le trascrizioni dei giornali italiani. In realtà Sarri ha detto altre cose, ha usato parole che hanno un'interpretazione abbastanza chiara in una direzione diversa. E allora io vi leggo le parole testuali che ha pronunciato Sarri, che ho provveduto a trascrivere io, ripeto, ascoltando la conferenza stampa integrale di ieri 28 maggio da Baku, pre-finale di Europa League. Gli è stato chiesto cosa pensi, quindi un commento sull'accostamento che è stato fatto tra lui e la Juventus, su questo presunto interessamento della Juventus per lui come nuovo allenatore. Vi leggo le parole esatte di Sarri dalla prima all'ultima. I want to think only to the final, of course. Then I have a contract with Chelsea for 2 years. And so, first of all, I will speak to Chelsea. Quindi voglio parlare solo della finale, ovviamente. Dopodiché ho un contratto con il Chelsea per 2 anni e quindi, prima di tutto, parlerò con il Chelsea.
Quindi prima di tutto parlerò con il Chelsea, non significa per andare da qualche parte devo prima parlare con il Chelsea. La traduzione non è devo prima parlare con il Chelsea, ma è prima di tutto parlerò con il Chelsea. Cioè la mia prima opzione, la mia prima scelta, la mia prima diciamo situazione a cui dare attenzione è il Chelsea. Io sto pensando davanti a tutti, dice Sarri, c'è il Chelsea. Questa è la risposta di Sarri, completamente diversa da come è stata riportata in Italia. Non è per sbloccare questa situazione, per valutare le offerte devo parlare, e non ha detto vedremo, ha detto oggi, e lo ripete più avanti, dobbiamo parlare solo della finale, oggi si parla solo della finale. Non ha mai detto dopo la finale parleremo, ha detto è sottinteso dopo la finale, ma parlerò prima di tutto con il Chelsea per quanto riguarda il mio futuro. Sono cose completamente diverse. Poi ha proseguito: but this is not the moment, now we have to think only to the final, because as you know very well, our feeling is that we deserve to win and so we want to win. Meritiamo di vincere e quindi vinceremo, ma non è questo il momento, adesso dobbiamo pensare solo alla finale. Poi è stato incalzato Sarri da una successiva domanda dello stesso tenore, che riguarda però più che altro il suo rapporto con il Chelsea, non tanto il discorso Juventus. E qui ha risposto: you know very well my opinion, because my opinion is the same of my last press conference. Quindi conoscete benissimo il mio pensiero, la mia opinione, perché è lo stesso, è la stessa della mia ultima conferenza stampa. So you know very well my opinion, and I think that today I need to speak only about the final, and my players need that I speak only about the final. Ha ribadito: conoscete la mia opinione, penso che oggi io debba parlare solo della finale e i miei giocatori hanno bisogno che io parli solo della finale. Risposta diplomatica, ma non ha fatto trapelare nulla. Quindi l'interpretazione secondo cui Sarri ha lasciato la porta aperta alla Juventus o ha in qualche modo confermato l'interessamento della Juve è inesatta. Ora, io non sto qui a sbattere la testa contro il muro per diciamo piegare la realtà alle mie convinzioni e tirare acqua al mio mulino. A me non interessa, io sono sereno su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, perché so che chiunque sarà, sarà un grande allenatore, visti i nomi che stiamo ascoltando, e ci includo anche Sarri. Non ho problemi, non dovesse essere Guardiola, ma sono convinto che sarà Guardiola. Sarò sereno e felice lo stesso, forse un po' meno, forse in maniera diversa, ma non sarò mai triste e deluso per la scelta dell'allenatore da parte della Juventus. Quindi non è mio interesse far sì che sia Guardiola. Mi va bene anche Sarri, il punto è provare a darvi un'interpretazione chiara, coerente e lineare di quello che succede, cercando anche di aiutarvi a scovare le possibili bufale o inesattezze, appunto, come in questo caso. In questo caso io vi dico semplicemente che quello che è stato riportato, poi può darsi che Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus, ma quello che ha detto Sarri non è quello che è stato riportato dai media in Italia. E credo che avendovi letto le risposte parola per parola sia evidente. Detto questo, dobbiamo parlare di due cose, di Andrea Agnelli e di Pep Guardiola, diciamo in definitiva. Vi do quindi quell'aggiornamento che avrei potuto darvi ieri, eravamo un po' tutti in attesa di un avvenimento particolare che non si è verificato ieri, quindi a questo punto, visto che tra l'altro ho letto che un po' tutti avevano diciamo rappresentato questa ipotesi, quindi vi è giunta voce anche a voi, ne possiamo serenamente parlare, diciamo rompendo il segreto e il silenzio che abbiamo trattenuto per diversi giorni. Diversi giorni fa infatti ero stato informato in privato della circostanza che ieri, martedì 28 maggio, sarebbe stato probabilmente comunicato da parte della UEFA l'esito dell'indagine sul Manchester City relativo al fair play finanziario, l'inchiesta sul fair play finanziario, che come ben sapete, che vede il City rischiare seriamente A, l'esclusione dal mercato per una o due sessioni, uno o due anni, B, l'esclusione dalle coppe europee e quindi dalla qualificazione alla Champions League ottenuta in virtù del piazzamento in prima posizione in classifica in Premier League in questa stagione. Entrambi scenari che potrebbero portare a sbloccare Guardiola. La voce che circolava era questa: state attenti a martedì, perché martedì potrebbe uscirà il comunicato ufficiale della UEFA che dice che il City è stato punito, che il City è stato condannato. Questo è l'elemento che può far sbloccare la trattativa tra la Juventus e il City per Pep Guardiola, perché si era parlato di una clausola che consentiva di liberare Guardiola in caso di condanna appunto da parte del City, in caso di situazioni come questa, impossibilità a fare mercato o esclusione dalle coppe europee, e quindi in virtù di quella clausola sarebbe facilissimo per la Juventus prendere
Pep Guardiola, al di là del fatto che questa clausola possa invece essere una clausola meramente economica, e cioè vado a pagare soldi cash e mi porto a casa l'allenatore. La clausola comunque c'è, lo ha confermato implicitamente Alberto Galassi, membro del CDA del Manchester City, nelle sue dichiarazioni della scorsa settimana a Sky Sport, perché gli è stato chiesto della clausola e lui non ha negato la sua esistenza. Quindi c'è, una clausola c'è, non sappiamo qual è il contenuto, ma c'è. Quindi Guardiola può liberarsi dal City in virtù di questa clausola. Ripeto, non sappiamo quali sono le condizioni che devono verificarsi affinché la clausola sia operativa ed efficace, ma potrebbe comunque sbloccarsi in qualche modo. Ieri non è successo questo, non c'è stato questo comunicato. Ora non è escluso che possa arrivare oggi, domani, dopodomani, quindi in questa settimana o la settimana prossima. Certo è che, e qui veniamo ad Agnelli, io credo che Agnelli, essendo presidente dell'ECA, certe cose le sappia già. Ma certe cose in certi ambienti si sanno già. Io non credo che la UEFA faccia sapere al diretto interessato Manchester City e il diretto interessato Manchester City venga a sapere di determinate situazioni come una condanna così pesante soltanto mediante il comunicato ufficiale che informa anche me, anche te, anche lui, cioè persone comuni che in queste, rispetto a queste cose sono estranee. È chiaro che il City lo viene a sapere prima, i dirigenti del City lo vengono a sapere prima, l'allenatore lo viene a sapere prima e quant'altro. E ripeto, Agnelli è presidente dell'ECA, oltre che presidente della Juventus, e quindi magari lui queste cose le sa già e magari le sa da tempo, cioè in ambiente UEFA, in ambiente ECA queste voci circolano e si sta basando su queste voci. Questo comporterebbe che Guardiola è già il nuovo allenatore della Juventus, perché tutti quelli che devono saperlo sanno già che il City sarà condannato. E questa fondamentalmente è la voce che circola e che è arrivata a tanti e che a questo punto io vi sto esplicitando, perché mi sono reso conto che da privata, tra virgolette, delle cose ti dico questo ma non dirlo a nessuno, è diventata pubblica perché ieri ne hanno parlato, vi hanno accennato praticamente tutti, un po' tutti. Sul web ho letto vari messaggi in tal senso. E chiudo facendo riferimento ancora una volta ad Agnelli e all'ECA in questo caso, perché un'altra voce che è circolata è Agnelli, ed è sui giornali italiani oggi: Agnelli vola a Baku da Sarri. No, Agnelli vola a Baku perché, essendo presidente dell'ECA, non può esimersi dal partecipare come spettatore, ovviamente interessato, ovviamente istituzionale, alle finali europee. Cioè, immaginate il presidente dell'ECA, che è lo European Club Association, cioè un'associazione dei club europei, che non partecipa alle finali di calcio europee, dove ci sono i club europei. Verrebbe meno al suo ruolo istituzionale. Quindi che ci sia Sarri, che ci sia Pinco Pallino sulla panchina del Chelsea e dell'Arsenal, non cambia assolutamente nulla. E che Agnelli sia il presidente della Juventus non cambia assolutamente nulla. Chiunque come presidente dell'ECA dovrebbe partecipare come spettatore, cioè essere presente fisicamente ad una finale di Europa League e di Champions League. È obbligato a farlo per il suo ruolo istituzionale. È chiaro, ripeto, che i giornali, che non hanno evidentemente fonti attendibili, riscontri attendibili e notizie vere da dare, vanno a ricamare sul fatto che Agnelli va a Baku. Ma non dovete farvi fuorviare da questo. Ora, se Agnelli è partito ieri c'è stata la partita del cuore ma non era in diretta perché si è giocata lunedì, o è partito oggi, sta partendo oggi e quindi ieri ha fatto altre cose, questo non lo so. Certo è, tra l'altro, che Agnelli non va a Baku per parlare con Sarri quando tutti sanno che lui è a Baku. Manda paratici in separata sede quando nessuno se ne accorge, o se ne accorgono in pochi, perché è così che la Juve fa le trattative. Non a caso la Juve è ermetica e nessuno riesce a capirci un bel nulla di chi sarà il prossimo allenatore, tranne chi ha le proprie convinzioni come me, che penso che sarà Pep Guardiola. Spero anche oggi di avervi fornito degli spunti interessanti, di avervi chiarito alcuni passaggi e quindi di avervi dato in qualche modo qualcosa di utile in questi minuti che avete dedicato a me, e vi ringrazio e vi rimando come sempre ai commenti qui sotto per tutte le vostre considerazioni. Oggi ho un avviso in più da farvi: in descrizione, oltre a tutti i link che trovate per seguirmi sui vari social, trovate anche il link, primo link in descrizione, al mio sito. Il mio sito che vi può servire per contattarmi in privato e chattare con me. Fateci un salto, avsim.video. Intanto mettete like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando anche la campanella per le notifiche su tutti i prossimi video. E sempre forza Juve!